Allora, è notizia fresca di oggi, o perlomeno io l'ho letta oggi, forse sarà anche di ieri, che Huawei ha deciso di investire 2 miliardi nel giro di 5 anni in cyber security. Perché? Perché ha questa immagine dell'azienda che collabora con il governo cinese, di questa azienda che comunque non garantisce la sicurezza ai propri utenti e soprattutto ai governi dei paesi concorrenti, diciamo così, con la Cina. Ne è il caso degli Stati Uniti, nei quali comunque ufficialmente sono bannati i prodotti Huawei, non si possono vendere, diciamo, ufficialmente, ma si possono comunque, perlomeno per adesso, importare. E Huawei comunque, come si può dire, rifiuta tutte le accuse finché non ci sono prove tangibili del fatto che collabora con il governo cinese per fondamentalmente fornire l'accesso, quindi tramite delle backdoor, a organizzazioni governative. Ha investito 2 miliardi per esperti, per non lo so, test, cose del genere. Ma se ha investito 2 miliardi, mi chiedo, vuol dire che qualche problema c'è? Le aziende. Cioè, il governo cinese, andatevi a informare, non è un governo molto molto normale, nel senso, fondamentalmente è una dittatura. In Cina c'è un solo partito, il Partito Comunista, che comanda tutto e che detta le leggi. Quindi le aziende, per operare, devono sottostare a quello che dice il governo. La Cina, se non sbaglio, è il terzo paese al mondo per grandezza, per popolazione. Quindi stiamo parlando di una potenza economica non indifferente. Quindi se tu investi 2 miliardi di dollari, immagino, per ampliare la sicurezza, aumentare la sicurezza, che è una cosa che ci sta e va benissimo, vuol dire che adesso la sicurezza forse non c'è. Se io all'auto, all'automobile, ho le gomme che stanno bene, non investo in un altro treno di gomme e me ne metto in magazzino. Sto al lavoro, quindi ogni tanto mi giro che viene gente. Ecco perché vedete i tagli. Quindi, secondo me, è una sorta di ammissione. Quello che dico io, però, tu spendi 2 miliardi per fare questa cosa, che ci sta ed è giustissima. Spendi milioni in pubblicità per mettere i tuoi telefoni a X Factor. Quello che mi chiedo è: quei cazzo di Mate 20 Pro con lo schermo verde, di cui nessuno parla, nessuno, e sapete benissimo i motivi, non c'è stata una campagna di richiamo, non c'è stato un comunicato ufficiale, si è in balia dei centri assistenza che decideranno poi che cosa fare, se sostituire il telefono o se ripararlo. Quindi io spendo 1100 euro per un telefono nuovo, tra l'altro con il rating IP68 e tutto quanto, e poi devo portarlo in un centro assistenza per far cambiare lo schermo. Mi sembra un po' assurdo, ma proprio leggermente mi sembra assurdo. E dico questo perché il Mate 20 Pro è veramente un telefono eccezionale, è un ottimo telefono, fa delle bellissime foto, ma ha una scheggia, c'ha una batteria che dura una vita, però c'ha uno schermo di merda, o perlomeno non lo schermo di merda, lo schermo è ottimo, ma è montato di merda. Non so se è colla, non si è capito. Non si è capito perché non c'è un comunicato ufficiale. E sto parlando basandomi su due dispositivi che ho preso io e poi rimandati indietro per questo problema. E mi baso su un thread di migliaia di risposte su XDA e anche su HDBlog, cioè sul forum c'è un thread apposito. Quindi Huawei, apposta di mettere i telefoni in mano ai coglioni VIP che stanno a X Factor, investiamo un po' su queste cose. Perché se vuoi fare la Apple con un telefono che ti costa a costruirlo 200 euro e lo vendi a 1100 euro, parlo ovviamente di prezzo di listino, e poi mi dai un'assistenza, una garanzia del genere, non ci siamo. Magari nel P30, col P30 ne riparleremo. Stavo vedendo l'Honor Magic 2 pure, che è una bella bestiolina, però poi ho visto che pesa 200.000 grammi e ciao!